Signori, siamo tornati in Formula 1 2021 per andare alla caccia del circuito francese. Allora, è la France, io sono un po' portato anche per la langue, quindi credo che ci potremo levare. Allora, il resto l'abbiamo già fatto l'altra volta, per cui non temiamo più nulla, ma anzi andiamo ad aggredire. Io qui mi sento di un sicuro, mi sento di uno stabile, mi sento di un affidabile. Prova veloce. Allora, intanto cominciamo con la nostra solita. Potremmo fare intanto le strategie canoniche. 29, 25%, non me la sento. Resistenza turbo. Perfetto. Poi 50%, questa doppia mi piace. 17 minuti, mi brucio tutto il tempo, te la fallisco e alla fine l'ho presa. 5 minuti e 40, che se può fare 5 minuti e 40? Che se può fare? Che se può fare? Che se può fare? 5 minuti e 40, niente. 5 minuti e 40, niente. Posso fare nulla, arrivederci. E questa si chiude. È andata discretamente bene. Sto primo giro devo dire che poteva andare molto peggio. Poi prova libera 2. Allora, noi abbiamo sì, questo, ma quando mai? 25%. Segna 325 punti o più. Facciamo questo qua, va 9 minuti. No, dai, Marcellì. Che cazzarola! Niente, vabbè, gli è presa così. Non gli va. Le curve non me va. C'ho voglia. Vabbè, non fai curve. Fa come ti pare. Bruciata una prova libera per 70% 3 volte. 210%. Vabbè. Qui piove. Allora. Ritmo di qualifica, resistenza turbo. Dai. Oh. Poi. Io ci provo, 50%. Lancio la monetina. Sì, ci siamo rifatti un po'. Dai, DRS potenziato. Sì. 3 minuti e 50? No, famo questo. 4 e 20, dai. Sì! Sì! Ci è andata bene, incredibile! Non l'avrei mai detto! Ah, qui. Pure Piché, dai, per una volta. È andato discretamente. Intanto, livello 5 del pilota. Francia, tentativo unico. Allora, io qui, devo dire la verità, il circuito me lo ricordo. Me lo ricordo. Me lo ricordo. Quindi. Non ho cliccato qualifiche, però. Sto a fare qualifiche. Me sto a qualificare. Sì, me sto a qualificare. Massa, già so. Manco sono partito, già so. Già so 22esimo. Oh. Ma che da guarda qua. Mi sta a pigliare per le fondal. Sì, vabbè, ho presa. Questa parte l'ho presa. Ma in gara faccio il fuoco. In gara faccio il fuoco. In gara faccio il fuoco. Sinistra, destra. Questa l'ho aggredita bene sta curva. Tredicesimo, dai che è buona per ora. Qui non si frena. Qui una certa frenatina la facciamo. Sì, buono. Preso un cordoletto.
Quindicesimo. Tredicesimo. Dai, 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 dai. Dammi un po' di busta adesso. Non mi fa butta tutto. 15. Dai, ci piace. Ci piace. La macchina inizia a girare come si deve. Ci piace, ci piace, ci piace. Buona. Buon risultato. Sono soddisfatto. I potenziamenti all'auto cominciano a pagare. Bottas, Hamilton. Faccio vedere Pichegna, ma sempre che ci 3 secondi l'ho data Pichè, e dai, però su, stiamo a spendere una fortuna per farti mangiare. Sembra facile, ai fan è piaciuto. È stata un'ottima sessione di qualifiche, andrai così forte anche in gara? La macchina è fantastica. Come pensi che stia andando il campionato per te? La monoposto è competitiva? Sarà una bella stagione. Ottimo, ed è tutto. Arrivederci. Bene, Pie porta a casa Marzapane. Bene. Allora, adesso il momento della verità. Questo è uno dei pochi gran premi in cui io so di poter fare una bella figura. Io lo so. Però devo essere sicuro. Allora, intanto. Ah! No, fermo, niente. Io so di poter, però mi dà la macchina rotta. Vabbè. Dopo le. Poco importa. Dai! Sì. Buona la partenza. Do passo, non c'è spazio. Sono lento. Ok, stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. Sì, ho capito, ma torniamo all'annosa questione dell'anno scorso. Mantieni la temperatura sotto controllo. Io non ci posso pisciare sopra. E quindi è un problema. Lo sputo te... no... Lo sputo temo non sia un'opzione visto che ho la visiera e... Ciao, miseria. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. E non sta sempre a piangere che non è successo niente. Su, te stai sempre a lamentare. Queste strategie nuove, dai. Io però faccio fatica. Toninato Alonso. Pedonino. No, qui devo marcellinarti. Sì. La marcellina funziona sempre meglio della tonina, c'è niente da fare. Ma posso tornare in box per una mezza cosa, su? Fammi lavorare. Fammi lavorare. In pace e tranquillità. Mi sa malissimo. Vabbè. Ho cordolato un po', ma poco importa. Perché non cammina più la macchina. Devo sostituire tutto. Devo sostituire tutto. Sì. Stiamo accumulando usura su MGUK. Aridaia con sta MGUK. Ma che te devo fare? Toninalo! È tostissima. Io posso andare solamente di
di difesa. Ok, l'MGUK è usurato. La velocità di carica della batteria è ridotta e se la situazione peggiora saremo costretti a ritirarci. Ma cosa cazzo non la dici? So 14esimo, ma che te vuoi ritirare? Ma fammi lavorare. Ma Marcellino! Che te vuoi? Ma ritira? Ma ritira un'altra cosa. State zitto e fammi lavorare. Sì. Li tengo tutti dietro. Capotreno. Marcellino capotreno. Io non riesco neanche a intravedere gli altri. Dai. Sì. Perfetto qui. Perfetto. Aia, Alonso è partito. È partita a stecca, mi sta in scia. Ma non passerà. Ma io ho la percezione che tra un momento e l'altro scoppierà il motore. Non so se avete anche voi questa terribile percezione della situazione. Ma... E gira, porco tutto! Dai, dai, dai. Oh! Una sezione meravigliosa! Danni alle fiancate. Tieni d'occhio la temperatura del motore. Ari, dai! Non gli posso misurare la febbre al motore! Su! Che cosa? Che ti devo fare io? La MGUH sta a 68. Che gli devo fare io? Che gli devo fare? Mo' che lo so, a parte l'ansia che ho risorto. Che ho risorto, vorrei sapere. Mi devi dire che ho risorto. Ma si accollano così quei piloti veri. E sta attento a quello. E attenzione a quell'altro. E lì c'è sputi, e lì c'è pisci. Ma io veramente, ma... Porca miseria. Dai, dai. Dai, dai. Bellissimo qui. Con tutto l'alettone rotto. Ho tutto l'alettone rotto. Oh, sto iniziando comunque le traiettorie. Certi momenti vengono bene, eh. Me so bruciato. Ma io zitto, non riesco mai a stare. Io non imparerò mai a parlare quando finisco di fare cose. Toninalo. Non te posso tenere fino alla fine. Aia. Usa. È a te, Tonino, però. Ma non gli ho fatto niente. Sta a fare tutta scena, Raikkonen, su. Aia. Scusa. Bottarella del Giovinazzi. Sci tu a Giovinazzi, ma ha dovuto fotter posto. Tienlo dietro. Che il 15 è oro. T'ho detto tienlo dietro, ma ha fottuto in un attimo. Il turbo compressore è agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Frate, ma io ma che te devo fare? Non me so a fare gira di piacere, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Che devo fare? Scendo, spingo. Poi però non mi di porta la roda a casa. O poteva andare meglio. Che io non. Vabbè. Non ho grosse alternative. La carrozzeria ha preso qualche graffio. Cerca di non peggiorare la situazione. Madonna, ma che sei quello? Il coso? Il virologo. Che dice delle brutte notizie. Dammi una notizia buona, tipo, che ne so, stai per finire. Marzapane dietro. Dimmi qualcosa di buono. Non mi puoi da solo. Un cielo del malaugurio ti chiamano.
Sul passaporto a professione c'hai porto sfiga. Su! Passaporto per la carta d'identità. Una miseria. Abbiamo finito? Sì! Abbiamo finito! Ebbene sì! Vabbè, dai! Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. È un miglioramento. È un miglioramento. Aspetta l'ultima volta. Può andare. Oggi le frecce d'argento conquistano un'altra vittoria. Fantastica! Non mi sento... Quale credi sia stato il segreto di questa vittoria, Luca? I piloti mi frega a me, Bottas, su... Tanto vincono sempre loro, di che stiamo a parlare? Allora... Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Nonostante gli sforzi in pista, in cima alla classifica non c'è più molto margine. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca. Ma chi è stato il pilota del giorno, secondo te? Il mio pilota... Vabbè... Devo dire che... Ma perché sempre tre? Ma perché sta sempre... Ma il fatto che finisca dietro non influisce veramente su niente. Ma posso vedere un attimo i parziali di prima? No, non me li fanno vedere. Vorrei capire perché finirgli sempre sopra non mi garantisce quei bonus che io invece dovrei avere. Tante volte che mi soffermo su qualcosa non riesco mai a leggere per intero. Posso vedere un attimo? Rivali, ecco. Mi fate vedere? Non si può avere una cosa concreta, approfondita. Vabbè, comunque. 19, 20, 14, 17, 16. Potevamo andare... Allora, l'Austria è molto figo. L'Austria ci abbiamo anche vinto un paio di volte in passato. La prima cosa... Cambia tutto, te prego. Cambia tutto. Perché, cioè, non... Unità, questo va bene. Ma questo è pure poco. E il cambio... Usura sta al 40% e allora... 6 su 6 si può cambiare. Sì. Poi. Allora. Ricerca e sviluppo. Ok. Condotta dei freni progettate. Facciamolo. Niente. Ripara. Fase di sviluppo. Questo fatto. Allora. Unità generatore, motore cinetica. Sì. 5,50. Ok. Questo dovrebbe darci un minimo di margine in teoria. 2 giorni. Strategia di marketing, dai. Aspettavamo dei nuovi componenti, ma alcuni non hanno passato il controllo qualità. Dovremmo chiedere al reparto RS di riprendere lo sviluppo. Ho capito, ma il reparto ricerca e sviluppo cosa fanno? È fatto tutto. Non vedo problematiche. Sinceramente. Ma tutto a posto. Ragazzi, io direi che, insomma, per il momento anche questa è andata. Ma non era il cambio in sospeso. No, non ho capito cosa sarebbe successo. Vabbè, comunque. Però le cose vanno bene.
Quindi sono abbastanza sereno. Stiamo avendo dei risultati discreti, non eccessivi, ma io posso solo comparare, non posso comprare. Io voglio ripiamme ghiotto, ghiotto, gamba e comma. Niente, ragazzi, per ora questo è tutto. Noi ci vediamo alla prossima con l'Austria, sperando di riuscire a conquistare un posto nella top 10. Non è impossibile, però ci vuole tanta... Un po' di fortuna ce l'ho, un pochino.